era da Baía de Frades, a coberta de Frade. Era de Bavar, Ferreta. Era da Natal, 50.000 anos de luz da casa. Um sul estrangeiro da maioria da testatura. Era da Baía de quella cui era abituato, faceva con il movimento una bollia fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli della Vizione, con le loro astronavi creatrici e le loro superarmi. Ma quando si arrivò al punto, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita lunare, finché non ce l'avevano mandato. E adesso era solo stato, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia. Dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaia di pianeti. Ed era stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare, senza nemmeno tentare un accordo. Una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, con i denti e con le unghie. Era bagnato fragile e coperto di fango. E aveva fame, freddo, e il giorno era lì, e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi, e lui era a posto e era vitale. Stava alerta, e il fucile pronto. Lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui, prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, si erano abituati. Non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe. Quella pelle d'un bianco naseante e senza suono. Coperto di panni. La battaglia era vinta, ma la guerra.